WeOpen è un team studentesco del Politecnico. Siamo attivi da settembre. Il nostro nome sta per WE, ovvero WEEE, che è l'acronimo in inglese per RAE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche, e Open sta per Open Source, la nostra propensione per la diffusione del software libero e dei progetti open source. Il nostro team è stato fondato a settembre, ad oggi siamo 10 membri e siamo in fase di ampliamento. I nostri obiettivi principali sono legati al recupero delle apparecchiature elettroniche del Politecnico in prima battuta e poi intendiamo espanderci verso l'esterno, la diffusione del software libero e la conoscenza di quest'ultimo tra gli studenti e le persone all'interno del Politecnico e infine quello che noi richiamiamo la didattica applicata, ovvero portare i studenti membri del nostro team a fare parte diciamo, mettere in pratica quello che hanno imparato sia all'interno delle aule del Politecnico sia all'esterno del Politecnico. Per fare ciò abbiamo da alcuni mesi un laboratorio interno al DISAT dove stiamo stoccando le apparecchiature elettroniche del Politecnico e man mano ci adoperiamo per analizzare le apparecchiature e dove è possibile rimetterle a nuovo. L'obiettivo principale, l'obiettivo finale è quello a livello di sostenibilità di diminuire l'impatto ambientale del Politecnico che già raggiunge degli ottimi risultati, ma che per alcune motivazioni interne non riesce a raggiungere tutto ciò che è possibile recuperare e quindi ampliare, vuol dire diminuire il quantitativo di apparecchiature dismesse. Noi lavoriamo in stretto contatto con l'amministrazione centrale, l'area IT del Politecnico che ci supporta nel fornire le apparecchiature di cui abbiamo bisogno e a contatto con il DISAT per quello che riguarda appunto gli spazi logistici e le attrezzature per mettere in atto la nostra realtà. Gli obiettivi per il primo anno sono quelli di ampliare le dimensioni del team che da 10 membri, da 6 membri iniziali che eravamo ha già raggiunto la dimensione di 10 e nelle prossime settimane andrà ampliandosi notevolmente. Trovare un laboratorio, obiettivo che abbiamo raggiunto alcuni mesi fa, e infine recuperare 35 apparecchiature del Politecnico che altrimenti verrebbero dismesse. Attualmente siamo in fase di recupero delle prime apparecchiature, i presupposti sono buoni per arrivare a raggiungere queste 35 apparecchiature già nel primo anno. Gli obiettivi sono chiaramente quelli di continuare questo lavoro anche negli anni a venire, ampliando il quantitativo di apparecchiature già raggiunte e, ove possibile, esportando la didattica e le nostre conoscenze anche all'esterno del Politecnico, in modo da fornire non solo un team che lavori all'interno del Politecnico per il Politecnico, ma creare un team che possa lavorare in maniera trasversale con l'esterno con la popolazione circostante.